Si attende solo il fischio del direttore di gara che inizia in questo momento e parte la seconda semifinale di giornata. Di fronte a Pevere, Salas va ad accorciare su di lui, intercetta Salas, poi Valtigno, salta netto Caputo, Valtigno 2 contro 1, Valtigno ha visto il movimento di Rubbe dalla parte opposta. Già Paviera controllato da Maxi Lescia, è entrato in campo anche il numero 8, la stella argentina del Pescara. Ippoliti, lavanda lungo, Ruben, il pallone arriva a destinazione, Ruben e poi Pablo Arlan Viera porta in vantaggio la Carli Sport col Gianco. 15 minuti e un secondo sul cronometro, al termine del primo tempo si sblocca il match, il gol è di Giapa Viera. Rimessa in attacco per il Pescara, Ercolessi carica al sinistro, palla che sfila vicinissima al palo, poi Borruto intercetta il lancio indirizzato a Scigliano, Ercolessi, attenzione allo spazio di Rescia, al destro di Rescia, ci mette una pezza a Molitierno. Ancora per Salas, Rogerio, Salas col sinistro, sfiora il palo, Canal, ancora per Rogerio che prova a girarsi, va sul sinistro, Rogerio poi tenta movimenti più classici. Trone respinto, Salas poi, palla che viaggia verso la porta, verso Rescia, anticipa tutti Ruben, riparte già Paviera, 3 contro 2, Viera guadagna al centro, Viera poi lo scarico per Ruben, la grandissima palla. Già Paviera poi vince un rimpallo, Maxi Rescia, Borruto si libera di un avversario, poi lo scarico su Greio, palla dentro, si salva ancora la difesa della Carisporto con Gianco. Batte Greio, Ercolessi col sinistro, centrato l'incrocio dei pali. Una botta clamorosa, il pallone con l'arima. Ancora Greio prova il solito dribbling, a rientrare destro di Greio, centrale, respinge Molitierno, poi ancora Greio. Greio, una finte, poi di nuovo verso il centro, si libera sul destro, la battuta con il destro e trova l'angolo basso alla destra di Francesco Molitierno. Il pareggio del Pescara con l'ottima azione personale di Greio che ancora una volta mostra tutta la sua pasta. Arriva il pareggio. Bene, lungo linea a cercare Salas, Rogerio, lo chiude Valtigno, ancora Salas. Palla che filtra in qualche modo deviata di questo secondo tempo con Giapa Viera e Ruben. Cadono due avversari, riesce a servire Urio, il contrasto con Borruto, quindi riparte Canale, zona centrale, Canale, il sinistro di Canale, Pescara in vantaggio, bucata la difesa della Carli Sport con Gianco centralmente, è penetrato Canale come una lama e poi ha scaricato un sinistro nell'angolo alla sinistra di Francesco Molitierno trovando il gol del vantaggio 2-1 quando il cronometro segna meno 15 e 55. Chiuso da Ruben, palla tra i piedi di Luisinho, prova ad accelerare la Carli Sport con Gianco, Ruben, c'è spazio per Ruben, prova a liberarsi del portiere, palla al centro ma Rescia, Capuozzo, il lancio verso Borruto che controlla con un braccio, poi va alla conclusione, Molitierno para benissimo con Salas. Centralmente Salas prova a liberarsi sul sinistro, Canal, ma viene in possesso del pallone, molto bene, leggero, prova Rogerio, lo scarico per Salas, il destro di Salas, Molitierno ancora, poi arriva Rescia in anticipo su Ippoliti, leggero, il sinistro, la respinta, Tigno scambia ancora con Viera, circola ancora il pallone, cerca il varco, la Carli Sport con Gianco che trova il pareggio con Luisinho, imbucata sul secondo palo e deviazione vincente del numero 17 che va a festeggiare verso il pubblico in tribuna. 2-2 tra Carli Sport con Gianco e Pescara, riagguantata la situazione di parità per la formazione di Alessio Musti a 4-18 dal termine, Luisinho. A 2 e ora 4 minuti intensissimi da giocare. Politi, Salas prova a rientrare sul destro, l'appoggio ancora verso Canal, poi Greio, Canal scarica tutta la sua classe e la sua potenza con un destro al fulmicotone all'incrocio dei pali, gol stupendo del Pescara che torna in vantaggio 3-2 quando mancano 3 minuti e 5 secondi. Valtigno, Luisinho si è liberato per il sinistro, non trova lo specchio. Allora Ruben, poi arriva Greio di gran classiera, Greio si libera sul destro, poi la chiusura di Giapa Viera che riparte, superiorità numerica per la Carli Sport con Gianco, Giapa Viera steso ancora nel cerchio di centrocampo. Arriva il secondo cartellino giallo per Salas. Beh, ancora un minuto e 45. Carli Sport con Gianco in superiorità numerica, Luisinho, Ippoliti, Luisinho.
Ratigno, Luisinho, Ippoliti, Luisinho, Ratigno ancora per Luisinho. Luisinho prova a liberarsi sul sinistro e va alla conclusione. Luisinho ancora, Ippoliti per un attimo aveva pensato al tiro. Siamo entrati nell'ultimo minuto, attenzione, già Baviera, 5 contro 3 per la Carlisport Coggianco. Ippoliti, Ruben scarica al sinistro, pallone respinto, 12 secondi, lo rincorre Valtigno, 10 secondi, 8, 7, 6 secondi, Valtigno, il destro di Giapaviera, non c'è deviazione, palla sul fondo, 4 secondi al termine. Palla tra le mani di Capuozzo, il pubblico di Pescara sta già esultando, mancano 4 secondi. Capuozzo lancia lontano, 3 secondi, 2 secondi, palla in fallo laterale, manca un secondo, però la partita è finita. Il Pescara è in finale di Coppa Italia, battuta 3-2 la Carlisport Coggianco.